Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicalla e benvenuti nel mio nuovo video, video recensione, vedete il titolo qui su. Oggi sono qua per farvi la recensione di come vi avevo annunciato nel video acquisti di I Mechano Ribbon di Megumi Medosawa, edito da Planet, al prezzo di 5,90€, con in una versione pocket molto bellina, con sovracoperta, nessuna pagina a colori ma tutte le pagine sono patinate. Due tavole, faccio vedere un po' il tratto. Allora, Megumi Medosawa non è altro che la sensei della Wataru Shizumi, che tutti conoscono per Marmalade Boy, quindi Piccoli Problemi di Cuore, e vabbè, per altri manga come per esempio Cappuccino, oppure Sta uscendo Citos, eccetera, in fumetteria, sempre edito da Planet Manga. Vi faccio vedere le copertine, che sono molto molto carine. Copertina numero 1. Numero 2, numero 3, numero 4, numero 5 e numero 6. Appunto, una serie conclusa in 6 volumi, che si è conclusa proprio in questo mese, si è conclusa nel mese di aprile, e conta appunto 6 numeri. Un manga che in Giappone è uscito nel 1990-92, non mi ricordo, nel 1990, è pubblicato dalla Shueisha, è arrivato appunto in Italia con molto molto ritardo, nella questa versione pocket, che non è altro che il rifacimento uguale, preciso identico, della versione pocket, che è la ristampa della versione normale giapponese, di cui io possiedo anche il numero 1, quindi posso dirvi che, avendo le due serie a confronto, questa edizione è fatta veramente molto molto bene ed è molto fedele all'edizione appunto originale giapponese. Di cosa parla I Mechano Ribbon? Allora, la nostra protagonista non è altro che questa ragazzina qui, che si chiama Himeko, che è un maschiaccio, è una femmina, però è un gran maschiaccio, le piace giocare a calcio, va molto d'accordo con i maschi, gioca spesso con i maschi, è insomma un gran maschiaccio che arriva a casa sempre con dei lividi nuovi, delle ferite nuove, sempre sporca di fango, eccetera eccetera. Un giorno, mentre va a scuola, vive la sua routine come tutti i giorni, e appunto un giorno, quando tornata a casa appunto da scuola, una sera si presenta in camera sua una ragazza di nome Erika, che è questa ragazza qui che vedete qua. Erika praticamente va da Himeko, che non è altro che la sua sosia terrestre, in quanto Erika è la principessa del regno della magia, che come aspirante al trono deve superare una prova. Infatti dona a Himeko un piccolo fiocco rosso, questo appunto, da qua il titolo I Mechano Ribbon, quindi il fiocco di Himechan, che Himeko dovrà, diciamo, custodire per un anno, in modo che Erika possa osservarla dal regno della magia, per poter vedere come il fiocco da lei progettato funziona e che cosa può portare questo fiocco, che emozioni, insomma, che avventure, che esperienze può far vivere questo fiocco alla persona che lo sta indossando. La nostra Himeko ovviamente è una gran pasticciona, quindi ne combinerà di tutti i colori da quando riceverà il fiocco, ma una cosa che comunque il fiocco può fare, oltre che farla trasformare nella persona che lei sceglie in cui trasformarsi grazie ad una formula magica che è Parallel, poi dice il nome della persona in cui si vuole trasformare. Tutto questo deve avvenire davanti a uno specchio, infatti Himeko la prima volta attesta il potere cercando di trasformarsi in sua sorella, è che il fiocco può dare vita a Pocotà. Pocotà non è altro che un animaletto di peluche, un leone di peluche, che Himeko possiede sin da quando è nata, è diciamo il suo migliore amico, si confida con lui in tutto, lui sa tutto di lei, la conosce alla perfezione sia dentro che fuori. E appunto questo manga è un manga molto molto carino, molto molto dolce, che consiglio ovviamente a tutti perché è uno shoujo veramente bellissimo.
E appunto ci saranno, in questo manga appunto sono contenute le avventure di Himeko e di Pokuta e di altri personaggi. Per esempio, vedremo, conosceremo anche Daichi, che non è altro che questo ragazzo qui, che aiuterà molto spesso, che aiuterà sempre, non molto spesso, proprio sempre Himeko a uscire dalle difficoltà che lei stessa si creerà per colpa del fiocco. E altri personaggi, come per esempio abbiamo Ibino. Adesso appena la trovo ve la faccio vedere. Guardate che bella questa tavola. Abbiamo Ibino, che è questa ragazzina qua, che è diciamo la fan numero uno, innamoratissima di Daichi, che però sarà diciamo un terzo incomodo. E che dire appunto, un manga che veramente vi consiglio, pieno di misteri, di amore, di amicizia, vi porterà a fare una risata, ad avere una risata dietro l'altra, perché è veramente molto, anche molto simpatico, con delle scenette veramente allucinanti che capiteranno per quello che capiterà, Himeko, e quindi ve lo consiglio veramente, veramente caldamente, perché appunto merita di essere recuperato. Poi alla fine sono solo 6 numeri, quindi non è neanche un gran recupero. Sì, vabbè, ognuno costa 5,90 euro, però alla fine merita. È un manga che secondo me deve essere all'interno della collezione di Kiama di Shoujo, o comunque chiama i manga datati, perché questo qua è un manga appunto degli anni 90 e da questo manga si è ispirato, ci si sono ispirati appunto per fare l'anime Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare, anime che appunto è arrivato negli anni 90 qua in Italia. E che dire ancora, manga che assolutamente vi consiglio di acquistare e di leggere perché è molto bello, si presenta parecchi dialoghi, però come vedete i dialoghi sono molti, i dialoghi sono veramente tanti, ci mette... Io ci ho messo almeno un'ora e mezza a volume per leggerli, però scorrono quell'ora e mezza, ora e mezza scorre che è una meraviglia. Quindi i Mechano Ribbon di Megumi Mezusawa per Planet al prezzo di 5,90 euro, edizione con sovracoperta e nessuna pagina colori, ma con tutte le pagine patinate. Acquistatelo. Ok ragazzi, il video è terminato, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata!